Non ci ha pensato un istante, nonostante le avverse condizioni del mare e i tentativi di dissuasione dei familiari, e si è gettato in acqua per aiutare un sub in difficoltà. Pochi minuti decisivi per salvare la vita ad un 38enne di Acireale. È così diventato eroe per un giorno, ma guai a definirlo così. Francesco Grazioso, 28 anni, titolare di un chiosco sul lungomare di Torre Archirafi. Ho sentito un urlo e non ce l'ho fatta. Stavo per servire le tavole, però ho lasciato tutto. I clienti, mia madre e mio padre che mi dicevano no, non andare, non andare. Era rischioso. Era molto a largo, molto, molto, sui 200 metri. Contro tutti, nessuno è voluto venire ad aiutarmi. Ci sono andato e l'ho trovato con l'acqua in bocca. Hai mai pensato di non farcela in quei momenti? Onestamente ho pensato chissà che cosa gli è successo. Pensavo una rete, se magari è rimasto impigliato. Pensavo un pesce grosso, la distanza c'era. Però sono andato sempre là, lui non dava risposta, non mi dava niente. Arrivato là gli ho detto solamente non ti aggrappare, ti aiuto io, stai fermo, non ti aggrappare. Si è fatto prendere, si è fatto portare a riva. E comunque è rimasto cosciente e ti ha anche ringraziato? Sì, in acqua pensavo ai figli, i miei figli sto morendo. Io gli ho detto tranquillo, ti sto portando a riva. Una volta a riva qua fuori ci siamo visti, lui già stava ricevendo le prime cure dai dottori, c'erano i dottori, c'erano un po' tutti, le istituzioni diciamo. Si è alzato e mi ha detto grazie con le lacrime agli occhi. Questo è quello che mi rimane. E adesso lancia la proposta di una postazione, diciamo, di salvataggio qui, perché insomma potrebbe succedere di nuovo. Siamo sempre qua, visto che è un posto esposto, sempre al mare, sempre siamo notte e giorno qua. A mare capitano sempre queste cose. Potremmo essere d'aiuto, come adesso, se avevo una piccola zatterete, un piccolo salvagente, una corda, me lo tiravo diversamente da tirare con le mani, prenderselo addosso e nuotare con un braccio, col mare grosso soprattutto. Se al limite una piccola postazione si può fare qua, certo è d'aiuto. Dopo il clamore suscitato, Francesco verrà conferito probabilmente un riconoscimento per il coraggio dimostrato. Allora, se viene che ben venga. A me quello che è rimasto è stato il gesto che ho fatto e adesso me ne accorgo dopo, perché subito non ci ho pensato aiuto a quella persona. Non so chi era, non so chi non era. Adesso se viene che ben venga. Cioè dico grazie.